Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi con la maglia del Ravenna Strikes Back andremo a fare un altro quiz a tema Star Wars. Quindi prendo il mio computer e cominciamo subito. Il quiz si trova sul sito di Nerd Movie Production, vi lascio il link qua sotto in info box e JTX ci ha fatto anche lui un video, ve lo lascio qua sotto in info box. Questo è il quiz di Star Wars, chi l'ha detto, quindi dovremo indovinare chi ha detto la frase. Allora, direi di non perderci in chiacchiere e cominciare subito. Salve a tutti! L'ha detto Obi-Wan Kenobi in episodio 3, Han Solo in Solo, Han Solo in episodio 4 o Finn in episodio 7. Allora, su Finn direi assolutamente di no. Han Solo in Solo no. Direi che è Kenobi nel 3. Ok, sì, giusto. Prossima domanda. È il momento di stroncare la resistenza una volta per tutte. Darth Vader in episodio 5, l'imperatore Palpatine in episodio 6, Hux in episodio 8 o Grand Moff Tarkin in episodio 4. Allora, non è né Vader, non è Vader. Ah no, forse è Vader. Oddio. Di sicuro è un cattivo. Grazie, sono tutti cattivi. Direi che potrebbe essere Palpatine. È il momento di stroncare la resistenza una volta per tutte. Potrebbe essere Hux, però mi sa che dice una frase leggermente diversa. Forse Tarkin. Non so se Tarkin o l'imperatore, perché entrambi dicono una cosa simile. Ma secondo me è Tarkin. Perfetto, era Hux. Proprio mi sono sbagliata, perché dicono due frasi praticamente identiche. La trilogia sequel ha delle battute molto simili all'originale. Sei veramente potente, come aveva previsto l'imperatore. Ok. Grand Moff Tarkin in episodio 4, Darth Vader in episodio 6, Darth Vader in episodio 5, o Kylo Ren in episodio 8. Allora, non può essere episodio 8 perché non c'è l'imperatore, non può essere episodio 4 perché l'imperatore l'abbiamo visto neanche per 5 secondi, direi che secondo me è Vader in episodio 6. Ok, ci ho preso. Un potere grezzo, indomito, e oltre a questo qualcosa di veramente speciale. Allora, Palpatine in episodio 3, Snoke in episodio 8, Palpatine in episodio 6 e Vader in episodio 5. Allora, mi sa di Snoke per episodio 8, quando parla con Rey, però potrebbe anche essere Palpatine con Anakin, però direi Snoke. Ok, sì. Risparmiami gli esercizi di dialettica. Lei in episodio 5, Obi-Wan Kenobi in episodio 2. Lei in episodio 4 o la Holdo in episodio... Emmeline Holdo in episodio 8. Allora, non è la Holdo. Aspetta. Non è la Holdo? Potrebbe essere... Com'è Kenobi? Perché non è né dalla Holdo né da Holdo né da Leia. Più che altro non ho assolutamente presente il contesto. Qui in episodio 2... No, in episodio 2 non può averlo detto Kenobi, non lo vede mai Anakin. Ma proviamo con Obi. Fortuna, però non ho veramente presente la scena, però. Allora, next. Una volta ho sognato di essere un Jedi, tornavo qui e liberavo tutti gli schiavi. Anakin in episodio 1, Anakin in episodio 2 o in episodio 3 e Watto in episodio 1. Watto, per chi non lo sapesse, è quel cosino blu che vola in episodio 1. No, sono abbastanza sicura che sia Anakin in episodio 1. Esatto, quando parla con Padme. O era con la madre? Ho un dubbio, però è in episodio 1. Lo chiamo un combattivo negoziato. Qui-Gon Jinn in episodio 1, Tobias Beckett in Solo, K2SO in Rogue One o Padme in episodio 2. Allora, non è Qui-Gon perché lui proprio la spada laser mai. Beckett, no. Se non vado errata, sì, è... Vediamo se è Padme. Ok, sì, è Padme. Doppia superbia, doppia caduta. Yoda in episodio 3, Dooku in episodio 3, Luke Skywalker in episodio 8 o Obi-Wan Kenobi in episodio 6. Allora, Obi-Wan Kenobi in episodio 6 compare come fantasma della forza per 3 secondi, non parla, quindi no. Non è la Yoda perché è in ordine. Direi abbastanza che è Dooku in episodio 3. Ottimo. La capacità di parlare non fa di te un essere intelligente. Ora vedi di filare. Obi-Wan Kenobi in episodio 1, Qui-Gon Jinn in episodio 1, Luke Skywalker in episodio 4 o Obi-Wan Kenobi in episodio 4. Ne sono sicura, è Qui-Gon Jinn in episodio 1 a Jar Jar Binks.
quando si incontrano per la prima volta, Qui-Gon lo salva e... Per qualcosa dentro di me che c'è sempre stato, ma si è risvegliato ed ho paura. Ok? Le opzioni sono Luke Skywalker in episodio 4, Anakin Skywalker in episodio 3, Rey in episodio 8 o Kylo Ren in episodio 7. Questa frase c'è anche nel trailer di episodio 8 ed è appunto detta da Rey, infatti ci ho preso, quando parla con Luke sull'isola di Achtu e Luke gli chiede perché sei qua. Poni attenzione alla forza vivente, giovane Padawan. Qui-Gon Jinn in episodio 1, Yoda in episodio 5, Obi-Wan in episodio 2 o Obi-Wan in episodio 3. Allora, in episodio 3 Obi-Wan no, perché praticamente non si riferisce più ad Anakin come un Padawan, quindi no. Penso che non lo chiami più Padawan, comunque non dovrebbe essere questa. Yoda per lo stesso motivo di prima, no, perché sta troppo in ordine. Direi che è Qui-Gon. Ok, sì. Dovrebbe, se non erro, dirlo a Obi-Wan quando sono su Naboo. Smarrito al pianeta il maestro Obi-Wan. Ok, è Yoda, grazie. Tutte le opzioni sono Yoda. I film sono 1, 2, 3 e 5. È il secondo. Quando Obi-Wan ha perso il pianeta Kamino. È un'isola sacra, modera il linguaggio. Han Solo in episodio 7, Padme in episodio 2, Luke Skywalker in episodio 8 o Yoda in episodio 5. Ok, qua l'unico sull'isola sacra è Luke e lo dice a R2-D2. Non tradirà la mia fiducia, non l'ha mai fatto. Hux in episodio 7, Han Solo in episodio 5, Obi-Wan Kenobi in episodio 3 o Generale Grievous in episodio 3. Allora, Hux non ha fiducia in nessuno, quindi no. Han Solo idem e Grievous pure. Direi che è Kenobi rivolto a Windu, se non vado errata, riferendosi ad Anakin. Questo per la bravata di prima a friggere genere. Le opzioni sono Phasma in episodio 8, Darth Vader in episodio 5, Grand Moff Tarkin in Rogue One o Kira in Solo. È Kira in Solo quando colpisce Han per dargli le chiavi delle manette. Il ragazzo è pericoloso, lo sentono tutti. Perché tu no? Mace Windu in episodio 3, Obi-Wan Kenobi in episodio 1, Poe Dameron in episodio 7 e Han Solo in episodio 7. Allora, o è Mace Windu o è Obi-Wan Kenobi perché si stanno riferendo ad Anakin. Direi che Obi è rivolto al suo maestro, Qui-Gon. Sì, esatto. Non permetterò che questa repubblica che si regge salda da 1000 anni si spacchi in due. La mia trattativa non fallirà. Padme in episodio 2, Padme in episodio 3, Palpatine in episodio 3 o Palpatine in episodio 2? Allora, direi che non è episodio 2, quasi sicuramente, dovrebbe essere episodio 3, quindi o Palpatine o Padme. Padme non parla praticamente mai in Senato, quindi Palpatine con questo bellissimo discorso che prende in giro la gente. No, ho sbagliato! Era Palpatine in episodio 2! Non mi ricordo. Vivi libero, non schierarti. Han Solo in episodio 4, Han Solo in episodio 5, DJ in episodio 8 o Tobias Beckett in Solo. Allora, penso che Tobias dica una frase simile, ma questa dovrebbe essere DDJ in episodio 8 detta Finn. Infatti. Imparerò anche ad impedire che la gente muoia. Obi-Wan Kenobi in episodio 1, Anakin Skywalker in episodio 2, Anakin Skywalker in episodio 3 o Luke Skywalker in episodio 5. Allora, Luke e Obi-Wan non hanno mai espresso frasi del genere, è di sicuro Anakin, direi che è il secondo quando muore la madre. Infatti. Non c'è seduto nessuno, quindi è libero. Yoda in episodio 5, Mace Windu in episodio 3, Lando in Solo o Maz Kanate in episodio 7. Allora, non è Yoda perché è una frase in ordine, non è Mace perché non è così spontaneo. Maz Kanate in episodio 7, penso che dia un benvenuto molto molto caloroso a Han. Dovrebbe essere Lando in Solo quando giocano a Sabacc. Dai, sta andando bene, le sto praticamente azzeccando. Allora, tu confondi la pace con il terrore. Leia in episodio 4, Rey in episodio 8, Padme in episodio 2 o Galerso in Rogue One. Oddio, suona molto alla Leia, però direi che è Galerso, quindi il padre di Jin. All'inizio di Rogue One. È sempre un piacere conoscere un Jedi. Anakin Skywalker in episodio 1, Leia in episodio 4, Rey in episodio 8 o Jango Fett in episodio 2. Yoda
Direi che è Jango Fett in episodio 2. Adesso non ti arrabbiare, torno subito e ti aiuto. Luke Skywalker in episodio 4, Han Solo in episodio 5, Anakin Skywalker in episodio 1 o Finn in episodio 8. Questa me la ricordo, e è stranissimo come la ricordi, è Han Solo in episodio 5 quando Chewie sta riparando il Millennium Falcon per partire dalla base di Hoth. E appunto Han gli dice che torna. È strano, ma me la ricordo. Infatti è giusta. Perché a me nessuno dice mai niente R2? C3PO, ok, grazie, questo era scontato. Il film è il 2, il 3, Rogue One o il 6? Allora, nel 6 no, C3PO sa praticamente tutto, quindi no. Rogue One compare per 5 secondi, tipo, parla, penso di sì. Episodio 2 nelle guerre dei cloni e l'episodio 3 invece la vendetta di Sith. Potrebbe essere Rogue One. È reciproco, credimi, quella nave appartiene a me. Han Solo nell'episodio 4, 5, Solo o il settimo? È in Solo quando si riferisce al Millennium Falcon e sta parlando a Lando Calrissian. Dire che se il Jedi muore, la luce muore, è pura vanità, lo capisci questo? Obi-Wan in episodio 4, Darth Vader in episodio 5, Leia in episodio 7 o Luke Skywalker in episodio 8? È abbastanza scontata, è Luke in episodio 8 rivolgendosi a Rey. E abbiamo passato la metà! Yuppie! Tu, d'altro canto, morirai con la ribellione. Grand Moff Tarkin in episodio 4, Kylo Ren in episodio 7, Orso Krennic in Rogue One o l'Imperatore Palpatine in episodio 6. Allora, sono tutti cattivi, quindi può averla detta chiunque di loro e non sono per niente sicura. Allora, è la ribellione, quindi non è la resistenza. Parlando di ribellione si parla della trilogia originale, quindi 4, 5, 6. Quindi scartiamo in questo modo Kylo Ren. Rogue One può essere, episodio 4 può essere, l'Imperatore Palpatine pure. Quindi, intanto abbiamo scartato Kylo. Direi che non è Palpatine. Oddio, forse sì. Potrebbe essere Orso Krennic. O Tarkin. Più che altro è riferito a chi lo sta dicendo. Perché ora sta dicendo a Luke. Proviamo Tarkin, dai. Ok, no, era Orso Krennic in Rogue One. Perfetto. È bello ed è un mio vecchio amico. Han Solo in episodio 5, Kira in Solo, Han Solo nel sesto o Cassian Andor in Rogue One. Direi che è decisamente Han Solo in episodio 6, riferendosi a C3PO quando sta con gli Ewok. Devo riposarmi, se no cado a pezzi. Han Solo in episodio 5, Obi-Wan Kenobi in episodio 3, Padme in episodio 2, C3PO in episodio 4. L'unico che può letteralmente andare in pezzi è C3PO. Sì, direi che ci trapiò. Sì, ok. Gli ultimi avanzi della Vecchia Repubblica sono stati spazzati via. Orso Krennic in Rogue One, Hux in episodio 7, Grand Moff Tarkin in episodio 4 o Darth Vader in episodio 5. La Vecchia Repubblica potrebbe essere Hux in episodio 7 rivolgendosi a Coruscant. Vader nel 5 non parla praticamente, cioè almeno non coi buoni, in modo da poter dire questa frase. Tarkin con 4, col 4. Ah, la vecchia... Oh, aspettate. È la Vecchia Repubblica. Potrebbe essere quella dei prequel, quindi potrebbe essere Tarkin. Più che Hux, riferendosi alla Nuova Repubblica. Sì, ok, è Tarkin. Per un po' non sbagliavo perché la Repubblica, diciamo, tra il sesto e il settimo si chiama Nuova Repubblica, quindi... Le ribellioni si fondano sulla speranza. Cassian Andor in Rogue One, Leia in episodio 4, Leia in episodio 7 o Poe Dameron in episodio 8. Io, secondo me l'ha detto Jyn Erso in Rogue One. Diciamo che io lo associo a Rogue One, quindi proviamo con Cassian. Almeno anche lui sta in Rogue One. Contrabbandato me. La frase direi che non è così. Penso sia non avrei mai pensato di contrabbandare me stesso, però va bene. Le opzioni sono Han Solo in Solo, episodio 4, episodio 7 o episodio 5 ed è episodio 4. Lascia perdere tutto il resto finché ancora possiamo. Finn in episodio 7, Finn in episodio 8, Padme in episodio 3 o Han Solo in episodio 4. È Padme riferendosi a Anakin in episodio 3 su Mustafar quando cerca di convincerlo a tornare da lei.
Ho appena fatto un accordo che terrà l'impero lontano da qui per sempre. Lei in episodio 4, Lando in episodio 5, zio Owen in episodio 4, Ogaren Erso in Rogue One. Allora, non è Leia e non è zio Owen, quindi possono essere o Lando o Galen. Direi che è Lando nel 5 quando fa l'accordo con Vader per tenere lontano l'impero dalla città delle nuvole. Più che altro perché Galen non penso dica una frase del genere. Ok, sì, è Lando. Ti assicuro che io non salirò mai su una di quelle spaventose astronavi. Luke Skywalker in episodio 4, Obi-Wan Kenobi in episodio 2, C-3PO in episodio 1, Okira in solo. Allora, Luke no perché sogna di essere un pilota, Obi-Wan no perché ci vola, non gli piace, ma vola. C-3PO è probabile, Kira in solo no perché vola pure lei. Direi che è C-3PO, infatti, quello c'ha paura di tutto. Hai ragione, dovevo aspettare sulla nave. C-3PO in episodio 2, K2SO in Rogue One, Padme in episodio 3, Orosi in episodio 8. Direi che è K2. Wow, sì, sorpreso! Stai bene, pezzo grosso? Han Solo in episodio 6, Han Solo in episodio 7, Tobias Beckett in solo o K2SO in Rogue One? Allora, è o Han Solo in episodio 7 o Tobias Beckett in solo, ma direi che è Han, riferendosi a Finn. Perché Finn ha mentito dicendo di essere un pezzo grosso, infatti. Pronto sei tu? Che ne sai tu di pronto? Yoda, ok, era abbastanza scontato, in episodio 3, 8, 5 o 6. Direi che è episodio 5 quando Luke deve andare sulla città delle nuvole per salvare Leia e Han. Ti dovrò dare un soprannome, non posso usare questo ogni volta. Han Solo in solo, Obi-Wan Kenobi in episodio 1, Poe Dameron in episodio 7 o Luke Skywalker in episodio 4. Sono abbastanza sicura che sia Han Solo in solo, riferendosi a Chewbacca, perché gli dice Chewbacca e lui dice: Ah, non posso usare questo. E poi inventa il soprannome di Chewie. Non so dove le trovi le tue illusioni, fantademente. Lando in solo, Leia in episodio 5, Poe Dameron in episodio 7 o Han Solo in episodio 6. Dio, questa mi mette in difficoltà. Fantademente direi che è Leia. Wow, sì, ci ho preso! Ritieni forse che ti stia trattando ingiustamente? Palpatine in episodio 3, Anakin Skywalker in episodio 2, Darth Vader in Rogue One, Darth Vader in episodio 5. Questa non la so. Ti stia trattando ingiustamente. Penso non sia Anakin. Palpatine in episodio 3. No, al massimo sarebbe ti stiano trattando ingiustamente. Ok, non è Palpatine, Vader, il Rogue One non parla, quindi proviamo con l'episodio 5. Wow, sì, ci ho preso! Soccorrere anche senza che mi tiri la mano. Leia in episodio 4, Rey in episodio 7, Padme in episodio 2 o Luke Skywalker in episodio 4. Questa è abbastanza iconica, è Rey in episodio 7 con Finn. E vabbè, questa c'è anche nel trailer, questa è abbastanza famosa. Anche se la se avete visto il trailer del 7 l'avete sentita. C'è ancora luce in lui, io lo so. Leia in episodio 7, Padme in episodio 3, Luke in episodio 6 o Rey in episodio 8. Queste sono tutte persone che possono averlo detto. Bah. Però, luce, non lo so. Proverei con Leia riferendosi a Kylo? Yuppie, sì! Cioè, a volte le sparo a caso indeciso e ci prendo pure, cioè, questa è fortuna. Comunque, passiamo alla prossima. L'imperatore non è indulgente quanto me. Vader in episodio 6, Grand Moff Tarkin in episodio 4, Darth Vader in Rogue One, Orso Krennic in Rogue One. Ok, questo è Vader in episodio 6 con la seconda morte nera quando sono indietro con le costruzioni. Se mi abbatti, io diventerò più potente di quanto tu possa immaginare. Imperatore Palpatine in episodio 2 o in episodio 6, gli Skywalker in episodio 8 o Obi-Wan in episodio 4. Viene dal mio film preferito ed è ovviamente Obi-Wan Kenobi in episodio 4, cioè questa è abbastanza scontata. Adesso, visto l'episodio 9, ha senso che lo possa dire anche Palpatine, ma no. Ed è quando 900 anni di età. Quando 900 anni di età avrai, bello non sembrerai, Yoda. Ok, episodio 8, 5, 3 o 6. Questo è abbastanza.
famosa tra i fan, e si tratta di Yoda in episodio 6 prima di morire. No, muore in episodio 5, oddio. Muore in episodio 5, muore in episodio 6. Oddio, muore in episodio 5, muore in episodio 6. Muore in episodio 6. Ok, prossima domanda. Stai rinunciando alla fortuna, non essere stupido. Han Solo in episodio 6, Lando in solo, Han Solo in solo o Jango Fett in episodio 2? Allora, penso sia Han in episodio 4 rivolgendosi a Jabba the Hutt quando dice tirerò il triplo, tipo. Ok, sì. Dovreste rivedere le vostre tecniche. Han Solo in episodio 4, Cassian Andor in Rogue One, Poe Dameron in episodio 7 e Luke Skywalker in episodio 8. È Poe anche perché è l'unico che viene catturato barra torturato ed è Poe appunto riferendosi a Kylo Ren. A volte bisogna mettere da parte l'orgoglio e fare ciò che ci viene richiesto. Anakin Skywalker in episodio 2, Finn in episodio 8, Padme in episodio 3 o Leia in episodio 5. Allora, direi che non è Finn, perché non va matto per eseguire gli ordini. Padme in episodio 3? Ah, direi di no, perché Padme non ha ordini, non letteralmente. Leia in episodio 5? Direi di no. Andrei su Anakin, quando cerca di fare un po' il maturo con Padme, perché in effetti, cioè, lui è un Jedi, quindi ha degli ordini da parte del suo maestro, dal consiglio. Infatti. Ultima domanda del quiz è: avete fallito, Altezza, sono uno Jedi, come mio padre, prima di me. Luke Skywalker in episodio 6, Rey in episodio 7, Yoda in episodio 3 o Obi-Wan Kenobi in episodio 4? Questa è abbastanza semplice, sono sicura che la sapete anche voi, e si tratta di Luke Skywalker in episodio 6. Corretta, e andiamo a scoprire quante ne ho azzeccate. 47 su 50? Sono un Sith. Il lato oscuro ha avuto il sopravvento, ma è un buon risultato. Con questa foto di Maul abbastanza inquietante, non pensavo che facendo così tanto avrei ottenuto Sith. Ciao ragazzi, qui la Matilda del futuro, ho rifatto il test, ho fatto 50 e mi è venuto Fantasma della Forza, perché ero curiosa di sapere quale fosse il gradino successivo, vi metterò qua da qualche parte la foto. Comunque, per il video di oggi è tutto, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!